I personaggi del romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Anzitutto, ovviamente, Victor Frankenstein, il protagonista, potremmo dire, insieme col mostro. Victor Frankenstein, protagonista narratore della parte principale della storia, studia a Ingolstadt, in una università svizzera, dove scopre il segreto della creazione della vita, a partire da membra sottratte a vari corpi umani, e crea un mostro intelligente ma grottesco, che ritrae con orrore. Victor mantiene segreta la sua creazione, moltiplicando così in se stesso il suo senso di colpa e la vergogna, quando si rende conto di quanto è impotente a impedire che il mostro rovini la vita sua e quella degli altri. Victor cambia, è un personaggio dinamico nel corso del romanzo, da quel giovane innocente, affascinato dalle prospettive della scienza, che era, appunto, nei primi anni di università, fino ad un uomo pieno di sensi di colpa, disilluso, determinato a distruggere i frutti della sua arrogante ricerca scientifica, dopo tutto quello che è accaduto. A causa del suo desiderio di raggiungere il potere divino della creazione di una nuova vita, novello Prometeo, Victor si autocondanna ad un isolamento che lo priva di ogni rapporto umano. Sin da giovane si taglia fuori dal mondo, per studiare. E infine si impegna esclusivamente nell'ossessionante quanto improbabile vendetta nei confronti del mostro. Alla fine del romanzo, dopo aver inseguito la sua creazione sempre verso nord, Victor racconta la sua storia a Robert Walton e poi muore. Ebbene, quale immagine possiamo trarre alla fine, no? Di questo protagonista, no? Che giudizio possiamo dare su Victor Frankenstein? Con i suoi molteplici narratori dobbiamo infatti ricordare che, insomma, questo romanzo non è narrato da un unico narratore, no? Ma ci sono diversi piani narrativi, diversi punti di vista, prospettive, narratori di primo grado come Walton, il capitano Walton, o di secondo grado come lo stesso Victor. Quindi, dicevamo, con i suoi molteplici narratori e quindi punti di vista, il romanzo lascia il lettore con una serie di interpretazioni di giudizi possibili di Victor, contrastanti fra di loro. Per cui alla fine ci possiamo chiedere: Victor è il classico scienziato pazzo che vuole trasgredire tutti i limiti della scienza senza ritegno? Oppure è un uomo coraggioso che si è avventurato effettivamente in sconosciute terre scientifiche, ma non può essere ritenuto responsabile in prima persona delle conseguenze delle sue esplorazioni? Mary Shelley lascia questa domanda senza una risposta e quindi ha affidato a noi lettori un giudizio. L'altro protagonista, il coprotagonista di questo romanzo è il mostro. Questo mostro è alto circa 2,5 metri, è l'orribile creazione, l'orribile creatura di Victor Frankenstein, intelligente e sensibile. Il mostro cerca di integrarsi nella società umana, ma tutti quelli che lo vedono lo evitano. Il suo senso di abbandono lo costringe a cercare vendetta contro il suo stesso creatore. È una creatura di Victor Frankenstein, assemblata, frutto dell'assemblamento di parti del corpo umano di cadaveri, sottratti, presi di nascosto da Victor, e strane sostanze chimiche, animato dalla scintilla misteriosa della vita. Enormemente forte, ha la mente di un neonato, abbandonato dal suo creatore e confuso. Egli cerca di integrarsi nella società, ma non ci riesce, come già detto. Egli vorrebbe instaurare dei rapporti con gli uomini, ma non ci riesce perché viene evitato da tutti. Guardandosi allo specchio, si accorge del suo grottesco aspetto fisico, un'apparenza mostruosa che non permette agli uomini di conoscere la sua natura, inizialmente dolce, docile, gentile. In cerca di vendetta nei confronti del suo creatore, uccide il fratello minore di Victor, William. Dopo che Victor distrugge il suo lavoro sul mostro femmina, allo scopo di facilitare la solitudine del mostro, perché non vuole, insomma, che il mostro abbia una compagna, il mostro uccide il suo migliore amico, il migliore amico di Victor, Henri Clerval, e poi sua moglie. Mentre Victor prova odio assoluto per la sua creazione, il mostro dimostra che non è un essere puramente malvagio. La sua relazione dei fatti, il racconto che fa a Walton, rivela la sua straordinaria sensibilità e l'iniziale benevolenza. Il mostro assiste un gruppo di contadini poveri,
Salva una ragazza dall'annegamento, ma a causa del suo aspetto esteriore viene premiato solo con percosse e con disgusto. Diviso tra vendetta e compassione, il mostro finisce i suoi giorni solo e tormentato dai rimorsi. Anche la morte del suo creatore gli offre un sollievo agrodolce, quindi con degli aspetti positivi ma altri no. Gioia prova perché Victor gli ha causato tanta sofferenza, ma tristezza perché Victor è anche l'unica persona con la quale lui ha avuto un rapporto. La lingua è il mostro. La lingua gioca un ruolo importante nella formazione del mostro. Ascoltando e guardando i contadini, il mostro impara a parlare e a leggere, e ciò gli permette di comprendere come è stato creato, come descritto nel diario di Victor. In seguito il mostro lascia note per Victor lungo la caccia nei ghiacci del nord, inscrivendo parole sugli alberi e sulle rocce, trasformando la natura stessa in una superficie di scrittura. Dopo aver visto i due personaggi principali, vediamo gli altri. Robert Walton, che tra l'altro è narratore di primo grado, dicevamo, capitano di una nave che attraversa il mare Artico. Le sue lettere aprono e chiudono il romanzo. Walton salva Victor Frankenstein, almeno momentaneamente, traendolo fuori dal ghiaccio, e sente la storia di Victor. Le sue lettere sono indirizzate alla sorella, Margaret Seville, in Inghilterra. Le lettere di Walton alla sorella formano una cornice intorno al racconto principale, che è la tragica storia di Victor Frankenstein. Walton è capitano di una nave che viene intrappolata tra lastrone di ghiaccio, Polo Nord. In attesa che il ghiaccio si sciolga, lui e il suo equipaggio prendono a bordo Victor, che è debole e maciato dal suo lungo inseguimento del mostro. Victor recupera un po' di forze e racconta a Walton la storia della sua vita, e poi però muore. Walton lamenta la morte di un uomo con il quale sentiva un legame di amicizia che si stava creando, che si stava cominciando a formare in modo significativo, anche per il toccante racconto, il passato, insomma, di Victor. Walton è il tramite attraverso il quale il lettore ascolta la storia di Victor e del suo mostro. Tuttavia si intravedono molte analogie tra Walton e Victor. Come Victor, anche Walton è un esploratore, è uno scienziato, diciamo, che insegue quel paese di eterna luce che corrisponde a ciò che l'uomo ancora non conosce, ma brama di sapere, brama di conoscere. Il paese di eterna luce sarebbe appunto il nord, no? Il Polo Nord. Alla fine Walton decide però di interrompere il suo viaggio pericoloso in mezzo ai ghiacci, quasi in contrapposizione a Victor. Pertanto, anche qui in modo contraddittorio, si può considerare Walton sia simbolo da una parte di chi ragionevolmente non si lascia trasportare dalle sue ossessioni e non rischia la vita sua e del suo equipaggio, così come era accaduto a Victor, che lasciandosi, al contrario meglio di quanto era accaduto a Victor, che lasciandosi trasportare dalle sue passioni scientifiche aveva rischiato la vita sua e degli altri, messo a repentaglio la vita di tutte le persone a cui voleva bene e non solo. Tuttavia, Walton è anche il simbolo di chi non è abbastanza coraggioso da portare fino in fondo le proprie aspirazioni e i propri sogni. Alphonse Frankenstein è il padre di Victor. Sposatosi in età avanzata con Caroline Beaufort, molto affezionato a suo figlio Victor, Alphonse consola Victor nei momenti di dolore, lo incoraggia a ricordare l'importanza della famiglia, ma poi muore di dolore. Alla fine, dopo la morte anche di Elizabeth. Elizabeth Lavenza, orfana, di 4-5 anni più giovane di Victor, che Frankenstein adottano, appunto perché è un'orfana, perché è povera, era una bambina povera, diciamo, quando l'hanno presa con loro. Nell'edizione del 1900, nel 1818, la prima edizione, insomma, quella del 1818 del romanzo, Elizabeth è cugina di Victor, figlia della sorella di Alphonse Frankenstein. Nell'edizione del 1831, invece, la madre di Victor salva Elizabeth dalla miseria della sua famiglia, che abita in Italia ed è molto povera. Anche in questa edizione, comunque, Victor continua a chiamare Elizabeth cugina, a connotare il profondo legame che unisce i due. Elizabeth incarna la passività femminile perché aspetta pazientemente Victor senza far nulla per incalzarlo, per spingerlo, insomma, a tornare da lei. L'amore fra i due, pur essendo puro e vicendevole, è destinato a non esprimersi mai compiutamente, neanche con il matrimonio, perché appunto, come ben sappiamo, la prima notte di nozze, Elizabeth viene uccisa. Henri Clairvaux, l'amico di Victor sin da ragazzo, che gli infermieri di Victor
richiamano a Ingolstadt per curare la salute dell'amico. Henri Clairvaux, dopo aver lavorato infelicemente per suo padre, commerciante che prevedeva per lui un futuro molto pratico, concreto e borghese, lui, che era stato invece sempre appassionato di letteratura, in particolar modo di poemi epici e cavallereschi, e alcuni ne aveva composti egli stesso, da ragazzo, comincia a seguire le orme di Victor come scienziato. Abbiamo visto infatti che anzitutto a Ingolstadt c'era andato per studiare, no? La sua allegria solare mitiga la tristezza e l'ombrosità di Victor, ma come ben sappiamo anche Henri Clairvaux sarà ucciso, insomma, dal mostro per ripicca. William Frankenstein, il più giovane fratello di Victor, l'altro è Ernest, con il quale intavola certe volte corrispondenza, il beniamino della famiglia Frankenstein. Il mostro strangola William, questo essere innocente, puro, nei boschi fuori di Ginevra, al fine di ferire Victor per averlo abbandonato. La morte di William rattrista profondamente Victor e lo appesantisce di un enorme senso di colpa per aver creato il mostro che ha ucciso il fratellino. Beaufort è un mercante amico del padre di Victor e padre di Caroline Beaufort. Caroline Beaufort, la figlia di Beaufort, dopo la morte di suo padre, viene accolta da Alphonse Frankenstein, che poi la sposa. Muore di scarlattina, una malattia che contrae da Elisabeth, appena prima che Victor parta per Ingolstadt all'età di 17 anni. Una volta arrivato a Ingolstadt, anzitutto Victor frequenta il professor Krempp, che è un professore di filosofia naturale, il primo che lui, insomma, incontra a Ingolstadt. Ecco, Krempp respinge lo studio degli alchimisti, che aveva invece affascinato Victor fino ad allora, come le giudica delle perdite di tempo, lo incoraggia a iniziare i suoi studi da capo. Poi però Victor incontra un altro professore, il professor Waldman, professore di chimica, che suscita l'interesse di Victor per la scienza. Anche lui respinge le conclusioni degli alchimisti, in quanto infondate, ma simpatizza con gli interessi di Victor per una scienza che possa spiegare le grandi questioni che affliggono e incuriosiscono il cuore dell'uomo, come l'origine della vita. I contadini, c'è una famiglia di contadini, tra cui un vecchio cieco, il De Lassi, suo figlio e la figlia, Felice Agata, e una donna straniera di nome Safi. Il mostro impara a parlare e interagire con gli uomini osservandoli di nascosto per un lungo periodo. Quando si rivela a loro, sperando in un'amicizia, lo picchiano e lo cacciano via. La storia di Felix e Agata sarà raccontata dal mostro a Walton. Justine Morie, una giovane ragazza adottata nella casa di Frankenstein mentre Victor sta crescendo. Justine è accusata e giustiziata, giustamente, per l'omicidio che in realtà è stato portato a termine dal mostro nel suo solito modo bestiale, no? Con la sua morsa riesce a strangolare un uomo a mani nude. Mr. Kirwin, l'ultimo personaggio di cui parliamo in questo contributo, è il magistrato che accusa Victor dell'omicidio di Henri Clairvaux e diventa il simbolo dell'uomo che usa la ragione, per il quale ciò che avviene a Victor è la dimostrazione che lui è colpevole. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.